politica di cui lei parlava è ancora riscontrabile nei terreni tra virgolette polverosi del Trapanese, oppure questi terreni polverosi sono stati soppiantati dalla cementificazione della TV, del troppo parlare del pallone, e quindi i ragazzi ovviamente non si riconoscono più? A prescindere che i ragazzi la dovrebbero prima trovare a casa propria, poi crescendo di scegliersi uno sport per la passione, dove possono, penso, imparare a vivere, imparare a crescere, imparare a rispettare le regole. Poi certamente oggi lo sport d'élite non dà buoni esempi, non li dà né nel calcio né nei altri sport, dove ci sono sempre problemi di come vincere, perché vincere non sempre si cerca la strada giusta, non sempre vincono i migliori, non sempre vincono quelli che hanno più talento, e quello secondo me tutto a danno dello sport, non solo per oggi ma anche per il futuro. In una sua ipotetica squadra avrebbe trovato spazio Antonio Cassano? Antonio Cassano bisogna valutarlo per due cose: prima come calciatore e poi come persona. Io penso che come calciatore non ha difetti, nel senso che è uno dei più grandi talenti del calcio italiano degli ultimi tempi, purtroppo come persona non riesce a crescere. Penso che a quest'età già, nonostante tanti insegnamenti che penso che gli hanno dato gli allenatori della sua strada, dovrebbe già mettersi a posto e pensare a fare giocatore di calcio vero. Infine, le ultime due domande: trova che in questo ultimo scorcio di anni, negli ultimi 10 anni, si stia parlando troppo di calcio, si stia vedendo troppo calcio, questa potrebbe essere secondo lei una causa per la quale molti giovani non si ritrovano più nel suo credo? Ma non è problema di molto o poco, secondo me si potrebbe parlare molto, ma se ci dai qualche cosa ai ragazzi, se ci dai esempi positivi, io da 10 anni vedo le trasmissioni sportive dove uno urla contro l'altro, dove finisce sempre a bisticciarsi, dove non c'è un colloquio, un dialogo normale. Questo penso che, a parte che non fa capire niente di quello che si dice, però non dà esempio positivo e non, sicuramente non riesce a tirare i ragazzi verso uno sport che in se stesso è bellissimo. Io gli aggetto lì, so di essere probabilmente molto antipopolare, ma a proposito di etica, ieri avrà sicuramente sentito Roma-Bari 1-0, la Roma era praticamente al completo, al Bari mancavano 10 giocatori, 12 giocatori. Trova che per esempio, eticamente parlando sempre, la Roma avrebbe potuto eventualmente rinunciare a giocare ieri e giocare magari in un'altra domenica, quando il Bari era al completo, quando il Bari sarebbe stato al completo? È un esempio? No, non credo. Io penso che bisogna rispettare le regole, esce calendario e bisogna andarci, tranne le cause maggiori. Non credo che infortuni si possano considerare per tali, perché magari è colpa del Bari che sono tanti giocatori infortunati, quindi in questo caso no. Io ripeto, etica è rispettare il regolamento e andare avanti. E proprio qui volevo arrivare, infine, questi 10-11 giocatori del Bari infortunati, trova che sia solo un caso? Non lo so, sono tanti, poi bisogna valutare caso per caso. Io non so che è successo, però sicuramente 11 sono tanti e non so se dipende da infortuni sul terreno di gioco, dal contrasto, se sono infortuni muscolari che potrebbero dipendere anche dalla preparazione. Infine, mister, cosa manca al Bari? Solo un po' di coraggio per tentare e cercare di andare avanti nel calcio italiano, oppure c'è dell'altro? Io penso che ci manca Varetto e Baretto. Insomma, abbiamo capito che è la famiglia prima di tutto. Cioè? La famiglia sui giovani, per prima.
No, vabbè, bisogna educare prima la famiglia, sì, perché ripeto, molti genitori vogliono far diventare i propri figli fenomeni e cose, se magari non riconoscendo la qualità dei altri. Dico, non tutti possono arrivare a fare lo sport d'élite, però tutti si possono divertire, tutti possono migliorare sia fisico che mente praticando sport. Men sano in corpore sano? Sì, è il motto e penso che è giusto. Grazie, mister.